Amici sportivi appassionati degli sport invernali, bentrovati a questo nuovo appuntamento con Neve Sport. Lo spettacolo della neve ci porta oggi in Svizzera per la Gran Fondo di sci nordico, in tecnica classica la Diagonela. Siamo nella regione dell'Engadina, una valle nel Canton Grigioni, caratterizzata da una vasta zona pianeggiante dove si trovano quattro laghi, i laghi di Sils, Silvaplana, Champfer e St. Moritz. Intorno a questa piana si sviluppano fitti boschi, una zona ottima per la pratica dello sci di fondo. Siamo con le nostre immagini a Zoutz, in Alta Engadina, famoso centro turistico situato a 17 km dalla più rinomata stazione invernale di St. Moritz, 50 km da Davos, al centro fondo di Zoutz. Tutto è pronto per la Gran Fondo Diagonela, 45 km da fare in tecnica classica. Tantissima la neve caduta nella notte, pista in condizioni perfette per questa Gran Fondo di 45 chilometri, che sono dati dalla somma di tre giri da 15 chilometri ciascuno. Un tracciato molto bello, nervoso, con molte salite anche a tratti impegnative. La grafica ci mostra intanto la classifica del circuito internazionale Swix Ski Classic, di cui la Diagonela rappresenta la quarta tappa. Il circuito internazionale è partito a Livigno, in provincia di Sondrio, il 13 e 14 dicembre con il prologo e la Sgambeda. Poi è continuato in Repubblica Ceca con la Giseska Padesacka ed ora siamo in Svizzera per la quarta tappa di questo circuito internazionale. Griglia di partenza la svizzera Seraina Bonner, pettorale 1001, la norvegese Laila Quelli, la svedese Britta Johansson Morgrin, la forte nipponica Masako Ishida. Alle ore 9 in punto è prevista la prima partenza per questa edizione della Diagonela, dedicata alle atlete. E sono partite proprio in questo istante le fondiste per affrontare i 45 chilometri di questa edizione della Diagonela, da fare tutta in tecnica classica. Tre giri di 15 chilometri. Primi chilometri, da subito si forma un trenino con in testa Annika Lofstrom, svedese, seguita da Katerina Smutna con la maglia di leader del circuito, Nina Lindsen, pettorale numero 5, e Britta Norgen Johansson. Ma torniamo in zona di partenza, dove anche gli atleti sono pronti a partire. In griglia Richard Tinnell, i fratelli Auckland, Anders e Jorgen. Poi c'è anche Stanislav Rezac e tra gli italiani il trentino Bruno De Bertolis, che dovrà sicuramente vedersela con atleti di calibro di Bill Impola, di Øystein Pedersen. Tra gli altri italiani in gara c'è anche Daniel Jewilla del team Excalibur Lille Sport, i fratelli Nicolas e Thomas Bormolini e Lorenzo Cerutti. La regia inquadra lo svedese Bill Impola, fondista classe 1989 del Team Coop. Tutto è pronto per la partenza, partiti proprio in questo istante i tantissimi fondisti che non hanno voluto mancare all'appuntamento con la classica Gran Fondo svizzera, la Diagonela. Quarta tappa del circuito internazionale di sci nordico Swix Ski Classic. Tanti sono anche gli italiani iscritti a questa edizione della gara svizzera, vista anche la vicinanza geografica tra i due paesi.
Sono 45 i chilometri che dovranno affrontare i fondisti, suddivisi in tre giri da 15. Il tutto con partenza ed arrivo dalla zona turistica di Zoutz. Siamo a 17 chilometri da St. Moritz, nella valle dell'Engadina, in Canton Grigioni, in Svizzera. Primissimi chilometri, gruppo ancora compatto, a tirare Klas Nilsson, svedese. Andiamo ad intercettare la gara femminile. Serena Bonner, pettorale numero 1, al comando, seguita dalla norvegese Laila Queli, Annika Lofstrom. Siamo a 23 minuti di gara, le atlete hanno percorso circa 9 chilometri. Sono nella parte finale del primo giro. Gara maschile, sono trascorsi 40 minuti dalla partenza di questa edizione della Diagonela. Intertempo, siamo al 13° chilometro e lo sprint, attenzione, è vinto dall'italiano Daniel Yawilla, che si aggiudica la maglia verde di leader del circuito Swix Ski Classic, seguito da Eriksson Eliassen, Christopher Kallesen, Morten Pedersen, Sodgren, Gierdalen e Bruno De Bertolis. Due italiani quindi nei primi 10. Daniel Yewilla, appunto, che si aggiudica lo sprint, l'atleta del team Excalibur Lille Sport, e il Bruno De Bertolis, compagno di squadra trentino, staccato di 13 secondi dal connazionale. Torniamo alla gara femminile, mancano 26 chilometri all'arrivo, sono trascorsi 57 minuti di gara. Sempre al comando la svizzera Serena Bonner, con alle spalle Victoria Melina, Romania, pettorale numero 13. Poi Caterina Smutna, la nipponica Masako Ishida, Laila Kveli, Britta Norgren Johansson. Sono in 7 le fondiste che formano il gruppo di testa. Tantissima la neve caduta sul tracciato di questa edizione della Diagonela. Siamo a Zoutz, in Canton Grigioni, in Svizzera, per la quarta tappa del circuito internazionale Swix Ski Classic. Gara femminile, sempre Serena Bonner saldamente in testa alla categoria. Gara maschile, intanto Billin Pola tenta l'allungo dal gruppo di testa. Sono trascorsi 46 minuti di gara di questa edizione della Diagonela. Intercettiamo il gruppo inseguitore, sono rimasti in 8 ad inseguire Billin Pola. Chiude il gruppo inseguitore Stanislav Rezac, ma c'è anche Anders Sondgren, Todd Gierdalen, Jens Eriksson. Ci sembra aumentare intanto il distacco da Billin Pola. È sempre più veloce la sciata dello svedese. Saranno circa 300 i metri che lo separano dal gruppo inseguitore. Intanto nella gara femminile Serena Bonner è sempre al comando. Sono trascorsi 1 ora e 18 minuti di gara, quando mancano circa 20 chilometri all'arrivo. La svizzera Serena Bonner conosce molto bene queste piste. È di casa da queste parti, la cittadina di Davos, dove abita, dista da qui solo 100 chilometri. Dietro alla svizzera ci sono la norvegese Laila Queli, team Santander, la nipponica Masako Ishida, United Bakeries, l'austriaca Caterina Smutna,
che indossa anche la maglia di leader del circuito Swix Ski Classic. E attenzione, perché la norvegese Laila Quelli esce sulla sinistra, supera la svizzera Bonner e si porta al comando di questa edizione della Diagonella. Ma torniamo alla gara maschile, secondo sprint, mancano 27 km a 800 metri, 1:19 di gara. Secondo sprint vinto da Bill Impola del Team Coop in 1:19:51. Transita anche la gara femminile con Seraina Bonner che si è riportata al comando, seguita da Masako Ishida e da Caterina Smutna. Gruppo inseguitore intanto all'inseguimento di Bill Impola, che ha vinto lo sprint in 1:19:51. E seconda posizione allo sprint dopo 50 secondi per Eliassen. Terzo è Tili, quarto l'italiano Bruno De Bertolis, quinto Callesen, sesto Auckland, settimo Dahl, ottava posizione per Pedersen e chiude la top 10 al secondo sprint Arne Post, norvegese. Quarta tappa del circuito internazionale di sci di fondo Swix Ski Classic. Bill Impola sempre al comando di questa edizione della Diagonella, e attenzione perché gli fanno segno, Bill Impola ha sbagliato il percorso, torna indietro. Attenzione, colpo di scena per questa edizione della Diagonella. Il norvegese Bill Impola, dopo una gara sempre in fuga, decide di non continuare con la gara. Si ferma e lascia spazio al gruppo inseguitore dopo 1:58 di gara. Ecco lo sfortunato norvegese del Team Coop. Bill Impola aveva sicuramente la vittoria in pugno, purtroppo invece che andare verso il centro del paese di Zous è andato verso il transito e si è accorto dopo parecchio tempo di avere sbagliato pista. Gara ancora aperta quindi per i componenti del gruppo inseguitore, che da questo istante diventa il gruppo di testa, con al comando John Dahl, ma poi c'è anche Peter Eliassen, Christopher Callesen, Øystein Pedersen. Sono in sette i fondisti a giocarsi questa edizione della Diagonella. 2:01 di gara in questo istante. Manca davvero poco all'arrivo posto a Zous. Stiamo già intravedendo il centro abitato. Tutto è pronto ad accogliere il vincitore. Sono ancora tutti in gruppo, mancano qualche centinaia di metri. Sicuramente la gara si giocherà allo sprint tra Øystein Pedersen, Christopher Callesen. Inquadratura dall'alto per i sette fondisti, pronti ad entrare in dirittura d'arrivo. E attenzione, è Øystein Pedersen, norvegese del Team United Bakeries, a vincere la Diagonella in 2:03:11. Ci sono dei problemi con la grafica. Il secondo posto è Christopher Callesen, norvegese del Team Lisplane Go. Terzo è Christian Dahl, norvegese anche lui del Team United Bakeries. E primo tra gli italiani è Bruno De Bertolis, trentino, del Team Excalibur Lille Sport, che chiude in ottava posizione con il tempo 2:03:38. E attenzione, nella gara femminile sono rimaste in due a giocarsi la vittoria, sono la nipponica Masako Ishida e l'austriaca Caterina Smutna. Ed è, attenzione, è la nipponica
Masako Ishida del Team United Bakeries a vincere questa edizione della Diagonela con il tempo di 2 ore 23 minuti e 58 secondi. Seconda posizione per l'austriaca Caterina Smutna, che arriva con un ritardo dei 2 secondi dalla nipponica. Terzo posto per la svizzera Seraina Bonner. La regia intanto ci propone l'intervista al secondo arrivato, il norvegese Christopher Kallesen, che ci dice che è stata una bella giornata oggi, che è andato tutto come nelle previsioni ed è molto contento di avere fatto il secondo posto oggi qui in Svizzera. Vediamo anche la contentezza dei due vincitori, della giapponese Masako Ishida e del norvegese Øystein Pedersen, contentissimi di avere vinto oggi qui in Svizzera questa edizione della Diagonela 2015. La grafica ci fa vedere le classifiche finali, che per quanto riguarda la categoria femminile è stata vinta da Masako Ishida del Team United Bakeries. E monopolio norvegese nei primi 7 posti per quanto riguarda la classifica maschile, dove vince Øystein Pedersen del Team United Bakeries. E sfortunato lo svedese Bill Impola, che dopo una gara sempre in testa chiude in 12ª posizione dopo aver sbagliato strada. Bruno De Bertolis è il primo italiano in classifica e chiude in 8ª posizione. Bruno chiude all'8º posto anche per quanto riguarda la classifica degli sprint, preceduto in 4ª posizione da un altro italiano, Daniel Jewilla. E per quanto riguarda la classifica Swiss Ski Classic Team, al 3º posto si posiziona il Team Santander, al 2º il Team Coop e al 1º posto il Team United Bakeries. Il circuito Swiss Ski Classic torna in Italia con la 5ª tappa per la marcia lunga. E dalla Svizzera è tutto, Neve Sport continua. Apriamo la pagina dedicata agli appuntamenti di San Martino di Castrozza e del suo comprensorio. Siamo in Trentino per parlarvi oggi di sci alpinismo o vertical race. Domenica 8 febbraio nella Valle del Vanoi si terrà la 3ª edizione della Folga Ski Race, gara individuale di sci alpinismo in tecnica classica per tesserati fisi ed amatori, valida per l'assegnazione del campionato trentino individuale e per il circuito Dolomiti sotto le stelle. La competizione, prevista per domenica 8 febbraio, è organizzata dall'Unione Sportiva Vanoi e da quest'anno entra a far parte della Crazy Ski Alp Tour. I concorrenti, divisi nelle diverse categorie, partiranno dal lago di Calaita e si sfideranno lungo un tracciato con 1251 metri di dislivello in salita e 1237 in discesa. Le iscrizioni saranno valide entro e non oltre le ore 12 di sabato 7 febbraio. Sia i partecipanti che gli spettatori potranno cogliere questa occasione per ammirare gli splendidi scenari naturalistici della Valle del Vanoi.
Rimaniamo a San Martino di Castrozza, Passorolle, dove fervono i preparativi per il King of Dolomites, contest fotografico realizzato in collaborazione con Arc'teryx, che dal 20 al 22 febbraio richiamerà riders e fotografi da tutto il mondo pronti a sfidarsi nella ricerca del migliore scatto di freeride delle Dolomiti. Quest'anno il programma del King of Dolomites sarà arricchito dagli Adventure Awards Days, che faranno tappa a San Martino di Castrozza con una speciale versione invernale. Per questo sono stati scelti più di 50 film a tema neve e freeride, accomunati dalla capacità di raccontare storie e trasmettere passione. Una selezione delle migliori clip, tra cui alcune prime nazionali e fuori concorso una prima mondiale, verrà proiettata il 18 febbraio, mentre il giorno seguente si terrà un imperdibile incontro con Emilio Previtali, uno dei più importanti nomi dell'outdoor a livello mondiale, presidente della giuria del King of Dolomites edizione 2015. Altro appuntamento da segnare in agenda: dal 16 al 19 marzo tornerà a San Martino di Castrozza Passorolle anche il Saleva Climb to Ski Camp, che permetterà a 12 fortunati di toccare con mano l'esperienza del freeride più impegnativo in compagnia degli atleti del Team Saleva Alpine Xtreme. Ricordate che la chiusura delle iscrizioni sarà il prossimo 15 febbraio. E con le Smart News di oggi si chiude anche questa puntata di Neve Sport, che vi dà appuntamento alla prossima settimana.